Taranto è la città dei due mari ed il ponte girevole è certamente l'elemento più contraddistintivo, quell'elemento che rende Taranto unica, famosa nel mondo proprio per questo ponte. Ma guardate lo stato di degrado, di abbandono, di decozione in cui si trova il ponte girevole. Vedete, proprio la pavimentazione dello stesso si sta sgretolando e non solo, mancano proprio dei tratti di pavimentazione anche qui nel punto appunto che congiunge le due parti. Ovviamente questi interventi dovrebbero riguardare il demanio, dovrebbero riguardare la marina militare, però io mi domando: un'amministrazione comunale, un sindaco, quando vede una situazione del genere, non sa chiamare gli enti preposti e non ha la capacità di dire: signori, ma il biglietto da visita di Taranto si deve trovare in questo stato di abbandono assoluto? È possibile? Cosa deve dire il turista quando viene a Taranto per vedere il ponte girevole e poi si trova praticamente il ponte girevole, i tratti, diciamo, percorribili a piedi, che si stanno letteralmente sfaldando? Qui addirittura manca proprio la parte in cemento, guardate proprio. E questo chiaramente, oltre a un fatto estetico, ma lasciamo stare il fatto estetico che è importantissimo pure, ma diventa anche un rischio per i pedoni, perché nel momento in cui io turista, io anziano, ma qualsiasi persona attraverso il ponte, scusate, ma dove sta scritto che deve rischiare di cadere, senza considerare poi, dicevo, il danno all'immagine? Ma anche, vedete, la ringhiera è completamente arrugginita, marcita, qualcosa di indicibile. E questo stato di abbandono non è solo su questo lato del ponte girevole, ma basta vedere anche di fronte, vedete, la stessa situazione. Ci sono dei pericoli per i quali appunto si rischia di inciampare e di cadere. Taranto è una città strana, molto contraddittoria, e io da giugno cercherò di normalizzarla, da giugno da sindaco. E credo che sia normale che il sindaco si interfacci con gli enti, si interfacci con il demanio e dica: la situazione del ponte girevole è questa, intervenite o interveniamo. È normale che il sindaco telefoni ai vertici dell'Arca Ionica, ex IACP, e dica: ci sono grossi problemi strutturali nelle casse popolari, vogliamo collaborare, vogliamo trovare una soluzione insieme? Queste azioni sinergiche Melucci non le ha mai fatte, o ammesso che le abbia fatte, non ha avuto la forza di incidere, e il ponte, è la prova provata, giace in questo stato. Quindi di cosa stiamo parlando? Di un ex sindaco che non ha avuto la capacità, l'autorevolezza di affrontare i problemi, di farsi rispettare, di far rispettare i diritti dei tarantini. Di questo ha bisogno Taranto, di un sindaco autorevole, di un sindaco che alzi la voce nel giusto, che batta i pugni, che si faccia rispettare la città e faccia rispettare i cittadini. Questa sarà la mia mission, e credetemi, questa immagine del ponte girevole mi fa davvero tanto male.